Ciao! Faccio questo video per portarti un punto di riflessione. Che cosa tendi a fare tu nella vita? Tendi a nasconderti oppure permetti agli altri di vedere veramente chi sei? Questo è un punto molto importante perché non si tratta solo di timidezza, come magari potresti essere portato a pensare. Si tratta di qualcosa di molto più profondo. Nascondersi vuol dire non esprimere la propria idea, nascondersi vuol dire non mostrarsi agli altri per paura del giudizio, non mostrarsi agli altri per quello che si è, per quello che si pensa, per quello che è per noi importante, ok? Quindi che cosa tendi a fare tu? Quando ti trovi magari in una discussione, che siano amici, colleghi o chiunque della tua vita, cosa tendi a fare? Ti nascondi, segui quello che la maggior parte delle persone esprime per non andare contro quello che è il volere comune, oppure ti permetti di esprimere quello che è il tuo pensiero, il tuo sentire, di confrontarti. Ovviamente non si tratta di andare in scontro, non è quello il punto. Il punto è proprio permetterti di esprimere quello che è importante per te. Perché questo è così importante? Perché tu sei qui nella tua vita per esprimere il tuo essere, per esprimere quello che tu sei profondamente. Anche nelle piccole cose tu hai la possibilità di leggere qual è la tua tendenza. Se tu parli di missione di vita, di scopo di vita, se tu parli di voler realizzare una vita che ti appartiene, che ti fa sentire bene, che ti fa sentire libero, che ti fa sentire pieno di gioia, è importante che tu impari ad ascoltarti e impari a esprimere quello che senti dentro di te, quello che pensi. Questo è solo una piccola cartina a tornasole che ti porta alla consapevolezza di quali sono le tue tendenze. Sarà difficile se tu hai paura, ad esempio, di dire ciò che senti dentro o di magari, come posso dirti, ci sono talmente tanti esempi che diventa veramente difficile fartene uno solo. Ti faccio un esempio. Allora, tu vuoi andare in montagna e i tuoi amici vogliono andare al mare. Ok? Tu ti senti nella minoranza e allora cosa fai? Dici sì, perché non andiamo, non so, una volta al mare, una volta in montagna? Questo potrebbe essere un modo per magari proporre qualcosa che a te piace, che magari non è detto che a tutti gli altri piaccia, o magari anche gli altri potrebbero sentire che potrebbe essere bello magari cambiare, andare da una parte e andare dall'altra. Quindi ascoltati bene e guardati nella tua vita. Come tu fai? Cosa tendi a fare? Tieni conto che c'è anche la paura del giudizio nascosta dietro il nascondere te stesso. Se tu hai paura di essere giudicato, questa è una cosa che dico sempre durante i seminari, i corsi e anche quando lavoro sulla missione di vita, se tu hai paura di essere giudicato dagli altri, tenderai a nasconderti, ok? Questo ovviamente non ha niente a che fare, te lo ripeto, con l'essere arrogante o con l'andare in reattivo, ossia reagire quando senti che non riesci a esprimerti o quando senti che gli altri magari non rispettano il tuo sentire. Andare in scontro vuol dire semplicemente permetterti di esprimere la tua opinione. Qui c'è un po' di rumore perché siamo sul lungomare. Quindi ascoltati bene e scrivi su un pezzo di carta questa riflessione. Tutte le volte che mi permetto di dire quello che sento, tutte le volte che mi permetto di esprimere chi sono, tutte le volte che non me lo permetto e mi nascondo, ok? Quindi trai spunto da questo video per fare questo lavoro e poi fai le tue scelte. Intanto prenderai consapevolezza su ciò che è importante fare per permetterti di vivere una vita che ti assomiglia, anche perché, ti faccio un esempio, no? La società ti dice che tu devi avere una vita standard, devi avere un lavoro, una famiglia, devi andare al lavoro tutti i giorni, anche perché soprattutto se fai il dipendente sei al sicuro, eccetera, eccetera, devi arrivare alla pensione, ok? Quindi andare contro qualcosa che non senti buono per te, anche perché poi molte persone in questo standard si sentono proprio male,
vuol dire semplicemente ascoltarti e magari permetterti di vedere altre possibilità nella vita e quindi fare una scelta che ti assomiglia maggiormente, ok? Coinvolgere magari la tua famiglia e dire: ma senti, noi abbiamo sempre vissuto così, potrebbe esserci un modo in cui ci sentiamo più realizzati, in cui ci sentiamo più in armonia, in cui... Quindi questo vuol dire proporre qualcosa di nuovo, di costruttivo, di bello. Quindi fai questo esercizio, dividi in due il foglio e scrivi da una parte le cose che tu fai ascoltando te stesso e permettendoti di essere vero, autentico, e dall'altra parte tutte le volte che invece non fai questo, ok? Se vuoi farne un pezzettino in più, ti suggerisco questo. Qual è il motivo per cui a volte non ti permetti di esprimerti e di dire la tua verità, quello che senti dentro? E vedrai che scoprirai che dietro c'è una paura. C'è una paura che magari sarebbe il caso di andare ad analizzare, a sentire, per poterla riconoscere e magari lasciare andare, ok? Bene, ti mando un abbraccio forte e ti auguro una bellissima, bellissima ormai serata. Ciao e a presto.